momento in cui richiamerà. Apparentemente, per quel che abbiamo potuto ricostruire, le tre telefonate sono arrivate separate l'una dall'altra da non più di 3 giorni. Quindi la prossima potrebbe arrivare tra la sera di domani e la mattina di dopodomani. Ma naturalmente l'architetto Fiorenza non sa nulla. Non sa di avere il telefono sotto controllo e non sa della telefonata che è arrivata e che può aver causato la crisi cardiaca alla moglie. Dovremmo preavvisarlo. Io avrei un suggerimento diverso. Sostituire il numero di Tarquinia, quello dove arrivano le telefonate, con un altro numero e prendere noi quel numero in questura. E cioè ricevere noi direttamente le telefonate per l'architetto. Esatto. Così noi avremo modo comunque di tenere all'oscuro l'architetto e intanto vedere come reagisce la macchina, facendo rispondere a qualcuno che non le è familiare. Se te l'ho sempre assicurato, è perché evidentemente è questo quello che mi risulta. E comunque, considerati i risultati, sembra che il giudice inquirente abbia deciso di avviare una richiesta di rogatoria internazionale. Questo che cosa vuol dire? Che ci fanno fuori dal caso? Sì, sembra proprio di sì. Quindi che devo fare? Rientra con calma. Al controllo visti hanno qualche pratica in sospeso, ma Mike dice che non c'è fretta. Cosa? Mike? Mike dice che non c'è fretta. E perché non cerchiamo invece di scoprire per chi lavora quella mignotta? Era mandata da qualcuno molto importante. E con uno scopo ben preciso. È adesso che bisogna fare qualcosa, prima che l'Interpol e l'FBI intervengano. Federico, ascoltami. Ti assicuro che non è la fine del mondo. Tu sei un buon detective. E sono certo che avrai modo di rifarti agli occhi di tutti in futuro. Perché non andiamo a fondo in questa storia? Perché non andiamo a vedere chi ci sta dietro? Invece di andare a controllare i visti dei passaporti, perché non cerchiamo di capire che cosa c'è dietro questa faccenda? Quali sono le motivazioni? Cosa vogliono veramente da questa Emily Cohen? O hanno paura di scoprirlo? No. E così, invece di arrendersi, l'ha messo nel suo computer. Ed è saltato fuori che quella che parlava era una specie di macchina interattiva, o almeno così sembra. Perché non proviamo a fare la stessa cosa con quelli spartiti? O quelli lasciali perdere, che quella sera per portarli qui ho rischiato di tornare al commissariato di Latina. Che cosa c'era di grave? No, niente, che mi sembrava musica e così li ho fatti vedere Andrea. Questo Stefano è così in gamba, io una prova la farei. E con che cosa? Ormai quei documenti sono stati archiviati, protocollati, quando li recuperi? E questi cosa sono? Ma che li hai fotocopiati? Sì, così almeno posso continuare a lavorarci. Sei pronto? Sono io. Sì, dimmi. L'autopsia della signora Fiorenza è finita adesso. È morta di infarto. E il figlio? Meglio che vieni, c'è qualcosa di misterioso. Cosa? Dove siete? Marchi? Vieni. Sapevamo che in un arco di tempo che andava da 1 ora a 3 ore prima del decesso aveva mangiato qualcosa. Dei frutti dotati di semi. In genere il professor Cassel ci manda una relazione scritta. Gli avevamo inviato quei semi strani da analizzare. Pensavamo che non avremmo saputo niente prima di un mese. Lui è un tipo molto pignolo. Invece? Invece, un'ora fa ci ha telefonato. Lui in persona. Era esterrefatto. Mi volete spiegare? Sono semi di silfio, una pianta famosissima nell'antichità. Ne traevano un succo usato a scopo terapeutico o anche gastronomico. Ne parlano tutti i classici, da Plinio a Teofrasto. Nei millenni è stata considerata preziosissima. Pare che anche Nerone ne possedesse una pianta. E che c'ha di tanto speciale questo silfio? Perché Cassel si scalda tanto? Perché è una pianta considerata estinta su tutto il pianeta dal V secolo d.C. Sei sicuro? Assolutamente sì.